Sono iniziati i saldi! Simona, lì tu! Che culo, eh? Ecco la classifica dei 5 capi d'abbigliamento che tutti noi dovremmo evitare come la peste e che invece abbiamo nell'armadio. Al quinto posto c'è... Ma è scontato! In cui rientrano tutti quei capi d'abbigliamento su cui eravamo un pochino incerte e che abbiamo comprato soltanto perché sopra c'era un bel cartellino con scritto -50%. È una cazzata! Ho capito che era scontato, ma ragazze, quante volte ci è capitato di comprare qualcosa che eravamo convinte ci stesse benissimo? Siamo arrivate a casa, l'abbiamo provato e ci siamo rese conto che ci donava come il riporto a uno in mezzo alla bora a Trieste. Ecco. Coincidenza? Io credo di no! Se già succede quando siamo sicure, figuriamoci quando siamo incerte. Se stiamo comprando qualcosa solo perché è scontato, amputiamoci le mani! No, lasciamolo lì, non facciamo cazzate! Al quarto posto c'è... Lo metto quando dimagrisco, detto anche capo motivazionale. Ma fammi mangiare, ma che me frega! No, non c'è la nostra taglia, però è così bello! Lo compro e poi lo metto dopo la dieta. Che cazzata! La dieta non la faremo mai, o meglio, la faremo per tutta la vita senza mai perdere un grammo. Ah, perché è inutile che a pranzo ci prendiamo l'insalatina, a cena se mangiamo la pizza, i tiramisù, le lasagne, il gelato e quattro birre medie. B, perché noi potremmo anche provarci seriamente, ma ci sarà sempre una mamma, una nonna, una zia. Ti metti la roba nel piatto come un muratore con la cazzuola e ti dice: mangia, mamminami, che sei sciupata, devi avere le energie, devi studiare, quando è che ti sposi, sei secca come un fuscello. C, perché se non muovi il culo, la dieta non serve un cazzo. Perché tanto quel vestitino lì non ce lo metteremo manco se riuscissimo a passare sotto un tritacarne. Anzi, quando apriremo l'armadio, lui sarà lì e riderà: quel brutto bastardo, non siamo riusciti a fare la dieta, porca di... Morale, ha ragione lei. Ma fammi mangiare, ma che me frega! Eccoci finalmente sul podio, dove al terzo posto c'è... Per una volta non è nero. Sì, il nostro armadio oscilla tra il nero pece, il nero e il grigio scuro. Facciamoci le due domande, no? Potremmo anche comprare 100 abiti a fiori, verdi o giallo canarino. Ma tanto la verità è che non li metteremo mai. Il mai una gioia come stile di vita richiede un outfit nero. Inutile fingere un entusiasmo nei confronti della vita che tanto non abbiamo e non avremo mai. E vi lascio una massima che ho letto da qualche parte, non ricordo dove. Però può essere molto utile come risposta a quelle persone terribili che si vestono tutte colorate, che vanno in giro sorridendo e che ci domandano: ma come mai ti vesti sempre di nero? Smetterò di vestirmi di nero quando inventeranno un colore più scuro. Al secondo posto c'è quello che va di moda quest'anno, quel capo d'abbigliamento che quelle fighe, quindi non noi, chiamerebbero the must have. Dico solo, riferendomi a qualche anno fa, leopardato. Adesso queste cose non le mettiamo più, già facevano cagare, allora. Figuriamoci oggi. Al primo posto c'è lui, il cosa cazzo mi è venuto in mente, barra mi ero bevuta, barra mi ero fumata. Perché altrimenti, chiaramente, non si spiega. È scientificamente provato che durante lo shopping il cervello rilascia delle sostanze eccitanti, tipo quelle dell'orgasmo. Oh! E c'è quel frangente di X secondi in cui non capiamo letteralmente un cazzo. O comunque meno del solito. E si vede. Le prove sono nel nostro armadio, alla voce abiti con ancora il cartellino attaccato perché non li ho mai messi, perché nonostante tutto ho ancora una dignità. Anche se non si direbbe. Queste erano le cose da non comprare mai durante i saldi. Ricordiamocelo, dopo ore e ore di shopping non ci trasformiamo magicamente nella Ferragni. Siamo soltanto molto, ma molto, ma molto, ma molto più povere.